Ogni anno in Svizzera oltre 50.000 persone sono colpite da infarto cardiaco, arresto cardiaco o ictus cerebrale. Ne sono vittime uomini e donne di ogni età e persino bambini. Noi possiamo già fare molto, tuttavia le malattie cardiovascolari continuano ad essere la causa di decesso più frequente tra gli uomini e le donne. Sarebbe possibile salvare più vite e proteggere più persone dalla malattia e dalla disabilità. La Fondazione Svizzera di Cardiologia si adopera proprio per questo. Con il supporto di promettenti progetti di ricerca. Per poter individuare prima le malattie cardiovascolari, prevenirle e trattarle in modo più efficace e comprenderne meglio le cause. con consigli e ragguagli, affinché i pazienti e i loro familiari ricevano informazioni affidabili e facilmente comprensibili sulla loro malattia e perché le persone interessate abbiano un interlocutore che stia al loro fianco e le consigli. Con informazione e prevenzione affinché un maggior numero di persone sappia come poter ridurre i loro fattori di rischio e sfruttare meglio le proprie risorse di salute. Con il supporto delle attività di follow-up, affinché i pazienti affetti da malattie cardiovascolari riacquistino fiducia nel loro corpo e per le persone colpite la vita resti degna di essere vissuta. conoscenze che salvino la vita affinché in futuro più persone riconoscano un'emergenza cardiovascolare e agiscano in modo corretto Fondazione Svizzera di Cardiologia con impegno contro le cardiopatie e l'ictus cerebrale Buonasera a tutti, a coloro che ci seguono da casa, mi chiamo Marcello Di Valentino, sono capo servizio di cardiologia dell'ospedale San Giovanni di Bellinsona e a nome della Fondazione Svizzera di Cardiologia e dei miei colleghi che prenderanno la parola subito dopo di me vi do il più cordiale benvenuto alla manifestazione che si terrà online per vari motivi dedicata a questa importante aritmia che si chiama la fibrillazione atriale. Oggi appunto trasmettiamo in diretta da Lugano e prima di passare alle relazioni voglio farvi una breve introduzione sul tema e presentando anche la Fondazione Svizzera di Cardiologia e illustrando lo svolgimento di questa serata. La fibrillazione atriale è un'aritmia cardiaca molto frequente, basti pensare che in Svizzera circa 100.000 persone sono colpite da questa aritmia. E la Fondazione Svizzera di Cardiologia da anni organizza manifestazioni aperte al pubblico appunto sul tema e oggi per la prima volta avviene anche in lingua italiana. Per cui ci fa sicuramente molto piacere a me e ai nostri relatori partecipare a questa serata insieme a voi. La Fondazione Svizzera di Cardiologia è stata creata più di 50 anni fa da un gruppo di cardiologi e... Ed è attiva in tre ambiti come potete vedere in questa diapositiva. Nel promuovere sicuramente la ricerca scientifica, pensate che sostiene appunto ricerche, ricerca nel campo cardiovascolare con oltre 2 milioni e mezzo di franchi. Tanti giovani ricercatori possono sicuramente beneficiare di queste convenzioni per le loro idee e per le loro ricerche. Inoltre fornisce una informazione, una consulenza alle pazienti e ai pazienti. Sicuramente un aspetto anche molto importante è la prevenzione e la promozione della, salu della salute in un'ampia fetta della popolazione. La Fondazione Svizzera di Cardiologia è un'organizzazione non profit e per cui si finanzia quasi esclusivamente con delle donazioni e pertanto desideriamo sicuramente ringraziare di cuore tutte le sostenitrici e i sostenitori che con il loro appoggio costante permettono appunto di eh, continuare a eh, far sì che la Fondazione svizzera di cardiologia possa essere attiva negli ambiti che abbiamo visto prima. È con molto piacere che vado a presentarvi questa serata attraverso anche i nostri due relatori che eh, parleranno della fibrillazione arteriale e delle conseguenze a livello cerebrale. Abbiamo il professor Angelo Auricchio che ci spiegherà che cos'è la fibrillazione arteriale il professor Auricchio è responsabile del servizio di elettrofisiologia dell'istituto cardiocentro Ticino ed è il vice primario di questa struttura e in seguito anche il dottor Cereda capo servizio del neurocentro di Lugano ci presenterà invece la problematica della fibrillazione atriale un pericolo per il cervello durante le presentazioni avete la possibilità di inoltrare online le vostre domande ai relatori. Cliccando sotto lo streaming su inserire domanda sarete direttamente indirizzati su una pagina dove potete scrivere le vostre domande che cercheremo poi di rispondere durante la nostra eh, serata. A seconda poi del numero di domande cercheremo di rispondere a tutte, ovviamente magari se ci sono alcune che non riusciremo a farlo magari si potrà fare diciamo così, dopo la, la, la diretta. Inoltre c'è la possibilità di dare un vostro riscontro, quindi dare un giudizio sulla serata a cui avete partecipato e nel contempo quindi avere anche la possibilità di essere estratti per un premio, per un concorso che verrà, mh, verrà appunto stilato dopo, durante la serata. Inoltre un aspetto molto importante è il relativo formulario che figura in basso alla pagina web che va in qualche modo riempito. Ci teniamo inoltre anche a ringraziare gli sponsor che permettono queste serate e questi eventi, ed in particolar modo la Vita Bayer e Omron, che da anni sostengono questo tipo di manifestazione pubblica della Fondazione Svizzera a proposito proprio della fibrillazione atriale. E prima di passare la parola ai nostri relatori, con questa bella immagine dove cuore e cervello vanno mano nella mano, e ci spiegheranno qual è appunto la relazione tra il cuore e il cervello e il cervello e il cuore che vedremo un filmato della Fondazione Svizzera di Cardiologia. Vi ringrazio e buona serata. Mi nome è Martin Bachtold, ich bin 58 jährig Selbstständiger Automobilingenieur und ich mache Unternehmensberatungen. Und vor drei Jahren hat man festgestellt, dass ich Vorhoflimmer habe. Ich mache sehr viel Sport. Ich probiere wirklich regelmäßig in der Woche ziemlich intensiv das zu spielen. Und das ist ist relativ eine intensive Sportart. Und so habe ich auch halt gemerkt, dass ich Vorhofflimmern habe oder wahrscheinlich habe, weil ich bin und bin nach ein paar Minuten schon völlig ausgeraten. Ich musste dann Pause machen. Äh, und nach zehn 10 Minuten Pause habe ich gemerkt, dass mein Puls wieder in einen normalen Rhythmus zurückgefallen Ich will wenn Schalter Schalter drehen Also Ich bin dann im Spital untersucht. Und, und da haben wir mir dann erklärt, äh, dass ich das entweder kann medikamentös behandeln kann, einfach das Leben lang Tabletten oder eben mit einer Ablation. Das ist so ein kleiner Eingriff, wo man über die Liste hineingeht und, äh, die Fellsündigung, die es gibt, im Herzen wird verröden äh, ich habe dann sehr schnell entschieden, dass ich diese die Ablation probiere. Das ist gut gegangen, ich habe es aber zweimal müssen machen, weil nach ein paar Wochen Nebenwirkungen kommen sind, dass das Volumen wieder wieder auftritt. Aber dann hat mir der Arzt gesagt, etwa 30 Prozent müssen es zweimal machen und darum habe ich schon fast mit dem gerechnet e grazie di cuore alla Fondazione Svizzera di Cardiologia per uh, l'invito uh, a questa serata uh, che è veramente una serata molto particolare perché uh, mi permette innanzitutto di essere uh, qui con voi e quindi in realtà di poter uh, presentarvi uno dei problemi che come il dottor Di Valentino uh, ha già spiegato è un evento estremamente comune di aritmia del cuore, ma soprattutto di poter condividere questa serata e, soprattutto, la discussione con il mio collega il professor Cereda, eh, che è un valentissimo neurologo al Neurocentro e che, ripeto, col quale ovviamente abbiamo quotidianamente eh, contatti. Il tema è veramente molto interessante perché è la stragrande della la maggioranza della popolazione che intorno ai 40, 50 e poi 60 anni comincia ad avere un evento cardiaco, un, un evento ritmico e la differenza o la, il dato importante è quello che è la fibrillazione atriale di fatto è un'alterazione del ritmo cardiaco. Nella situazione di normalità del cuore c'è una centralina, un segnapassi che è quello che dà il ritmo costantemente al cuore, va 70-80 battiti al minuto. E lo vedete eh, qui nella, nella diapositiva, di, eh, nella parte di sinistra diapositiva. Questo segnapassi è un po' come un direttore d'orchestra che regolarmente, regolarmente dà la sua, il suo, il suo eh, ritmo. Però in alcune situazioni, soprattutto quando questo direttore d'orchestra comincia a stancarsi con gli anni, quindi in realtà nel tempo, quello che può succedere è che da cellule, da gruppi di cellule del cuore, improvvisamente, soprattutto nella parte di sinistra del cuore, questi gruppi di cellule improvvisamente cominciano a destabilizzarsi, non ascoltano più quello che il direttore d'orchestra dà loro come ritmo e cominciano improvvisamente a essere sempre più vivaci, sempre più attive e esattamente come in un concerto si crea un po' la situazione che quando tante persone parlano o quando tanti musicisti suonano praticamente senza una, un, un preciso ritmo il, si perde completamente l'armonia del cuore. Da qui la fibrillazione atriale. Questo è un po' quello che succede. Il paziente tipicamente sente questo disturbo del ritmo molto frequentemente che è un disturbo del ritmo sgradevole. Che lui riporta come palpitazione, riporta come una sensazione di malessere in generale, addirittura alcune volte può perdere coscienza. Addirittura. Bene, la fibrillazione atriale è un'aritmia che è molto subdola, perché comincia e ha una fase, se voi volete, che è completamente asintomatica, cioè dove i pazienti si accorgono forse solo sporadicamente di, avere, di perdere i battiti, di avere dei battiti in più. E da questa fase asintomatica poi si entra in una fase vera e propria, quella che è sintomatica, cioè quando i pazienti vengono poi o riportano i loro sintomi prima al medico curante, il medico curante poi a sua volta li eh, invia eventualmente al cardiologo di fiducia oppure in ultima istanza al, al, all'elettrofisiologo, cioè quindi a noi eh, in ospedale. Il, il, quello che vedete qui rappresentato è un po' la storia naturale dell'artemia, della, dell cioè ognuna di queste barre che voi vedete nella linea inferiore rappresenta un episodio. Quello che succede tipicamente è che gli episodi diventano gradualmente, gradualmente sempre più frequenti, non solo diventano più frequenti ma, ma soprattutto anche più lunghi, al punto tale che quando si, va, si passa dalla fase di parossisticità, cioè di occasionalità dell'evento, a un certo punto questa, da questa fase si entra poi in una fase successiva che è la quella che noi chiamiamo di persistenza, cioè l'aritmia persiste fin tanto che noi non facciamo qualcosa, e questo qualcosa lo vedremo poi insieme nei prossimi minuti, ma tipicamente può essere o un farmaco, o addirittura arrivare in ospedale per avere una cardioversione elettrica, quindi in realtà uno shock terapeutico che riporta il cuore nel suo ritmo normale. E quando questa fase, che di detto può continuare, vedete che a un certo punto anche con delle cardioversioni non si è più capaci di riportare il ritmo alla norma, quindi diventa una fase permanente. Questo è un evento che, è, o tutti questi eventi, possono essere sostanzialmente modulati nel tempo. Quindi quello che è il nostro atteggiamento oggi, l'atteggiamento terapeutico che noi abbiamo oggi come cardiologi, quindi, il dottor Di Valentino, il mio obiettivo. È quello uno di, di radare gli episodi, ma non solo, di farli diventare meno frequenti, ma soprattutto meno lunghi, perché quando si passa da uno stadio all'altro di malattia, quindi in realtà quando si passa da una fase all'altra, questa fase di fatto diventa irreversibile. Cioè non si torna più indietro, non si può più tornare dalla fase di permanenza verso quella di parossisticità. E questo è quello che noi appunto oggi vogliamo o con voi eh, cercare di evitare o di eliminare. Bene, il problema della fibrillazione laterale non è solo un problema di ritmo, non è solo un problema di disturbi, non è solo un problema di disagio che si può avere, ma c'è legato dietro a questo, questo è il motivo per il quale queste fasi che da asintomatico si diventa asintomatici e poi in realtà diventa sempre più grave la malattia, al punto tale è un po' come, in realtà è questo io uso sempre questo, diciamo, questa sorta di modello della Lego, che un po' tutti quanti conosciamo, sono il nostro cuore, le cellule del nostro cuore o il nostro cuore, gli atri, che sono le camere più piccole del, 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 del nostro cuore, di fatto sono costituite da tante cellule. Queste cellule possono essere di vario colore che può rappresentano un po' lo stadio diverso di eh, salute delle cellule. Quindi vedete che le cellule bianche e quelle verdi sono quelle, quindi i mattoncini eh, bianchi e verdi sono quelle delle cellule sane, però quando l'aritmia, quindi la fibrillazione atriale comincia ad essere presente, questo non è solo un evento elettrico, ma crea dei profondi mutamenti all'interno delle cellule stesse al punto tale che li porta verso la morte, quindi in realtà è verso il mattoncino nero. Questi mattoncini neri che mi mangiano nel cuore, perché ovviamente non vanno perduti, ma rimangono lì, e sono quelli che poi impediscono di fatto il ritorno alla, al, al ritmo, alla, alla, quindi alla situazione di normalità. Quindi quello che noi vogliamo cercare di evitare è un po' di preservare il patrimonio di queste cellule che funzionano bene, funzionano anche elettricamente e meccanicamente bene. Quindi cosa possiamo fare? In realtà noi sappiamo, un po' per esperienza, un po' dai tanti studi clinici che i cardiologi, che i neurologi eh, conducono, sappiamo che ci sono dei fattori che facilitano o che non solo inducono la fibrillazione atriale, ma addirittura la, 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 la facilitano e poi ne permettono la permanenza sostanzialmente. Questi sono legati in genere allo scompenso cardiaco, è uno di questi eh, molto importante, cioè quando i pazienti... Hanno un cuore piuttosto grosso, hanno avuto un infarto del miocardio, per esempio, o hanno avuto una malattia tale che, eh, per esempio, un'infezione al cuore, questa può arrivare in una fase tardiva verso quello che noi chiamiamo lo scompenso cardiaco. La pressione. La pressione alta è un, un elemento veramente molto, molto importante che condiziona profondamente, non solo la presenza, ma anche in realtà poi la persistenza della malattia, l'età non si torna indietro purtroppo magari si potesse avere la pillola di, di, di ringiovanimento o di tornare indietro negli anni questo purtroppo non si può fare però si sa che appunto man mano che si va avanti negli anni la probabilità di avere una malattia o questo tipo di malattia elettrica del cuore purtroppo perché fa parte del processo di senescenza quindi di invecchiamento del cuore quindi così come vengono i capelli bianchi al cuore vengono in realtà diciamo si perdono anche lì eh, delle, delle cellule quindi delle capacità di funzionare il diabete è sicuramente un evento molto importante, ma ovviamente aver avuto un evento embolico cerebrale o un, un ictus cerebrale eh, è segno che qualcosa a livello delle arterie, questo il dottor Cereda ve lo farà vedere molto bene, oppure all'interno del cuore c'è qualcosa che non va e quindi questo condiziona ovviamente eh, il peggioramento della, della situazione. Il sesso femminile in parte è associato anche alla probabilità di avere una, una fibrillazione atriale, ma in generale quello che noi chiamiamo sono i problemi alle arterie del collo o del, delle gambe, che sono un po' un epifenomeno, un sintomo che però si associa frequentemente anche alla malattia coronarica. Quindi tutti questi sono fattori di rischio, sono elementi importanti che la cui prevenzione o comunque il cui trattamento sicuramente aiutano nel. Ridurre o prevenire l'insorgenza, ma soprattutto poi la progressione della malattia. Bene, oggi fortunatamente abbiamo la possibilità di um, registrare uh, questi eventi e ci sono una serie di enorme di strumenti che noi possiamo usare, li vedete qui segnati, e sono in realtà dalle, dai, dai semplici, dai, dal semplice toccarsi il polso. Già questo in realtà permette facilmente di sapere se il proprio ritmo è regolare oppure irregolare. Oppure si va verso strumenti un pochino più sofisticati che dal punto di vista di elettronica, è un po' quella che è elettronica indossabile se volete, che sono in realtà dei, una sorta di cerotti che contengono al loro interno delle, dei mini computer che raccolgono le informazioni del cuore oppure dei veri e propri magliette che sono tessuti indossabili, che hanno elettrodi all'interno degli stessi, o addirittura il vostro orologio da polso, in particolare quelli elettronici ovviamente, e ce ne sono in realtà di vari motivi, questi in realtà permettono la registrazione dell'attività elettrica del cuore. Oppure a sistemi molto più sofisticati che noi impiantiamo, quindi c'è bisogno in realtà di un piccolo intervento per posizionare all'interno del cuore. Bene, questo è uno di quelli che noi usiamo ed è uno strumento molto, molto, molto buono. Questo soprattutto che noi usiamo in alcune situazioni in particolare, quando cioè vogliamo sostanzialmente monitorizzare il paziente continuativamente e, con, e, e soprattutto in maniera molto accurata. Sono in realtà dei registratori elettrocardiografici iniettabili, cioè si sono, vedete qui si fanno in anestesia locale, si iniettano proprio fisicamente sotto cute, come se fosse una sorta di eh, piercing, se volete, molto, molto moderno per, per, per i giovani eh, de, del, di oggi. Questo invece in realtà è un piercing elettronico, cioè noi abbiamo sostanzialmente questo apparecchietto che viene messo sotto cute e eh, rimane lì per diversi anni. Questo ci permette eh, di fare una serie di cose. Uno, ovviamente, di registrare in maniera continuativa l'attività elettrica del cuore, ed è diventato importante. Uno, quando noi non riusciamo a trovare la causa dell'ictus cerebrale, per esempio, può essere questa una delle possibilità, oppure quando invece noi vogliamo monitorare quello che noi facciamo con i nostri farmaci, soprattutto dopo, per esempio, un'ablazione. E vi farò vedere tra un attimo come possiamo usarlo. Bene, quando entriamo nella fase di sintomaticità della materia, quindi abbiamo fatto il grande salto, è un salto qualitativo veramente molto importante. A questo punto abbiamo come possibilità, ce ne sono ancora tante, moltissime, ma ovviamente sono possibilità che possiamo in realtà raccogliere in queste, in queste quattro categorie. Da una parte il nostro interesse. Come vi facevo vedere prima, è evitare la fase di cronicizzazione, cioè evitare che il paziente passi da una fase diciamo, più semplice di malattia ad una realtà più complessa. Soprattutto bisogna evitare che gli episodi si ripetano successivamente, ma soprattutto bisogna evitare che diventino lunghi questi episodi. E l'altra cosa importante perché i pazienti riportano a noi questa sensazione di calpiopalmo, di questa sensazione sgradevole di, 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 di disturbo del cuore, questo in genere è legato al fatto che loro avvertono la fase di passaggio da ritmo normale alla fibrillazione atriale, la fibrillazione atriale al ritmo normale, ma soprattutto perché quando c'è la fibrillazione atriale... In molti casi, in molti pazienti, hanno una frequenza cardiaca decisamente più alta di quella che è la loro norma. Quindi se un paziente ha normalmente 70-80 battiti al minuto, durante la fase di fibrillazione atriale non solo si accorge di questa irregolarità del ritmo, ma soprattutto la sua frequenza va intorno a 100, 110, 120, quindi o addirittura può andare ancora più in alto. Quindi questo è soprattutto quello che dà molto fastidio, ma soprattutto dà per esempio anche la sensazione di, di, di fatica, di respirare, di, quindi la dispnea o proprio l'incapacità proprio anche a salire le scale per esempio perché appunto viene, viene meno il fiato. E infine, e ripeto, qui il, il professor Cereda sarà molto più eloquente di me eh, e dettaglierà molto di più il problema della prevenzione degli eventi embolici cerebrali perché non c'è nulla di peggio di avere un evento embolico cerebrale perché questo lascia una disabilità veramente molto molto importante. Quindi il nostro obiettivo è da una parte preservare il cuore, l'avete visto all'inizio con l'immagine, dall'altra ovviamente è preservare il cervello e questo lo si può fare sempre insieme, bisogna poi farlo insieme. Bene, per il ripristino del ritmo sinusale oggi abbiamo in realtà varie possibilità, ovviamente i farmaci sono sicuramente la prima cosa che noi oggi prescriviamo che il dottor di valentino sicuramente prescrive a un paziente che arriva nel suo studio e che riporta ovviamente una fibrillazione atriale questo è sicuramente è la prima cosa che lui fa perché i farmaci sono effettivamente eh, molto maneggevoli sono sicuramente sicuri eh, e sono ovviamente anche sic sicuramente efficaci nel 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 fare il lavoro, cioè di mantenere il ritmo normale e di rallentare anche la frequenza del cuore. Però, però vicino ai farmaci, oggi soprattutto, e in quei pazienti che sono a uno stadio di malattia relativamente precoce, cioè quelli che sono ancora in una fase parossistica o anche persistente, quindi lì dove gli accessi sono sì e no, sì e no, un giorno sì, un giorno no, settimana sì, settimana no, allora in questo caso c'è la possibilità di avere una, 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 una operazione che vi faccio vedere tra poco e che si chiama isolamento delle vene polmonari praticamente, e questa operazione è complementare all'utilizzo dei farmaci ma in alcuni casi l'efficacia è tale che addirittura permette di eliminare l'utilizzo dei farmaci stessi. Ovviamente non tutti i pazienti possono fare l'uno o l'altro, ma ci sono sicuramente le buone eh, probabilità che per molti pazienti si possa utilizzare l'intervento di ablazione e sostituire o ridurre o eliminare addirittura i, i, i farmaci. L'ultimo e è, è poi quello, tornerò sulla, su come abbassare la frequenza del cuore. Bene, che cos'è l'ablazione? La, l'ablazione vuol dire semplicemente rimozione di alcuni tessuti in particolare. Cioè, visto che queste cellule che vi dicevo prima, queste che sono in realtà questi gruppi di cellule che sono impazzite, sono proprio legate in un posto particolare del cuore, cioè quelle che sono le vene che portano il sangue ossigenato dai polmoni verso il cuore, quello che noi oggi facciamo è andare a cercare queste strutture anatomiche nella parte di sinistra del cuore e cercare di isolarle elettricamente. Bene, come possiamo fare per isolare qualcosa o questi gruppi di cellule? Bene, noi abbiamo in realtà due modalità sostanzialmente, noi possiamo oggi creare delle bruciature se volete, un po' come quando si fa un po' la, la, la carne alla griglia, no? il barbecue, in fondo si, si cucina, esattamente noi facciamo la stessa cosa, se noi facciamo in realtà un catetere, un piccolo filo elettrico che è portato in un punto particolare del cuore, c'è una resistenza e quindi si fa proprio localmente, si fa una bruciatura in una, una serie di punti particolari del cuore. Non solo il, il caldo, come vedete qui, o il molto caldo fa bruciare, quindi in realtà scotta e brucia queste cellule che sono impazzite per certi versi, lo possiamo fare anche col freddo. Di fatto è un po' quello che noi facciamo, cioè noi possiamo scegliere una tecnica del freddo, perché il molto freddo, quello veramente profondo, cioè intorno ai meno 40, meno 50 gradi, altrettanto brucia. Quindi sicuramente tutti quanti hanno avuto un po' l'esperienza che se mettono la mano su un contenitore particolarmente ghiacciato, ovviamente c'è effettivamente una bruciatura superficiale, fortunatamente. Quello, quello che noi vogliamo raggiungere qui invece è una bruciatura profonda, durevole e soprattutto permanente. Se quando si fa il raffronto tra l'efficacia dei farmaci e quello appunto che è l'ablazione o l'isolamento, vedete che i farmaci sono sì efficaci, ma nel tempo, soprattutto nel tempo perdono un po' la loro capacità di controllare i sintomi e soprattutto di mantenere il ritmo sinusale. Qui invece l'ablazione è sicuramente molto più capace di avere questi effetti, quindi è sicuramente consigliabile in quelle popolazioni di pazienti particolarmente giovani che hanno dei disturbi veramente parossistici, quindi in realtà più occasionali, che invece quando si fermiamo nella fase di permanenza o persistenza. Bene, importante è, è ovviamente, come tutte le metodiche, eh, in medicina, io dico sempre, non esistono due numeri. Due numeri sono due numeri magici, lo 0 e il 100. Perché lo 0 in realtà sono zero complicanze per il 100% di, processo, di successo procedurale. Questi due numeri sono impossibili da ottenere in medicina. Chiunque dice, io ti prometto che non avrai problemi se prendi il farmaco A o se fai la metodica A, e riceve, arriverai a un punto di successo, procederai anche al 100%, mente, mente in maniera spudorata. E, e questo in realtà non c'è bisogno che. Eh, lo, lo, um, diciamo, è, basta semplicemente pensare che. Io sono una persona normale, il mio paziente è una persona normale, ma siamo due imperfezioni in fondo, quindi per quanto io possa essere bravo e capace nel mio mestiere, purtroppo io ho a che fare con delle variabili che molto spesso in realtà non sono ponderabili e purtroppo il paziente è, è, ha, è, ha una serie di variabilità che ovviamente noi non possiamo conoscere. Quindi questi due numeri sono veramente importanti da tenere a, me, a mente. Però questo è un problema che riguarda non solo le tecniche, di ablazione che vi ho fatto vedere invasive, ma riguarda anche i farmaci. Anche i farmaci ovviamente sono gravati da un certo numero di complicanze, di intollerabilità e di effetti collaterali molto importanti. Quali sono diciamo, le complicanze, quelle che noi in genere vediamo più frequentemente, soprattutto sull'ablazione, vediamo in realtà che si possono avere delle complicanze locali, cioè nel sito di accesso, perché la nostra, il nostro punto di entrata per arrivare al cuore è dall'inguine, dove ci sono in realtà due grosse, c'è cioè un grosso vaso che sono le vene che poi portano al cuore, occasionalmente possiamo avere dei piccoli problemini al cuore stesso, ci sono delle lesioni che si possono purtroppo involontariamente creare, oppure in realtà degli altri organi più in generale. Nella fase della, dopo l'ablazione quello che noi vediamo è sostanzialmente, eh, noi possiamo ovviamente monitorare il ritmo, così come vi facevo vedere con gli quegli apparecchi che noi abbiamo. Ma soprattutto quello che è importante è la parte farmacologica, cioè da non dimenticare che i farmaci non va, vanno continuare a essere prendi, soprattutto gli anticoagulanti orali che il professor Cereda vi presenterà tra poco, ma quello che è importante ovviamente è ovviamente continuare una moderata attività fisica, evitare eccessi dietetici, in particolare eh, gli alcolici, e controllare i fattori di rischio cardiovascolari ovviamente, e ovviamente continuare con l'assunzione dei farmaci. Molto molto raramente e vi dico che circa il 10% di tutti i nostri pazienti alcune volte purtroppo con tutto quello che noi abbiamo fatto non riescono a mantenere il ritmo e continuano ad essere sintomatici. Per questi pazienti in genere noi facciamo una, di nuovo una bruciatura in un punto particolare del cuore o addirittura impiantiamo poi un pacemaker. E oggi i moderni pacemaker sono veramente della grandezza di una capsula che la vedete lì e si impiantano direttamente dentro il cuore. Quindi e anche qui c'è una rivoluzione eh, tecnologica molto importante è un argomento che andrebbe affrontato in maniera molto più estesa, ma ovviamente il tempo è tiranno e eh, non possiamo trattarlo questa sera. l'ultimo ultimo, nella, soprattutto quando ci sono le condizioni che... Eh, mh, non permettono la prescrizione degli anticoagulanti o ci sono altre situazioni particolari, in questo caso noi dobbiamo bloccare la fonte dalla quale molto frequentemente partono gli emoli. E la fonte dalla quale partono gli emoli è una regione particolare del cuore, si chiama l'orecchietta cardiaca, l'orecchietta sinistra in particolare e questa la si può bloccare, la si può chiudere proprio fisicamente con una sorta di ombrellino, è un ombrellino ovviamente e questo ombrellino fa sì che si venga a escludere fisicamente e anatomicamente questa regione, e in questo caso non si possono più creare quei coaguli che, soprattutto nel passaggio da un ritmo all'altro, sono quelli che poi vanno in circolo e vanno soprattutto verso il cervello oppure verso le estremità. Quindi, questo è veramente qualcosa di molto importante, ripeto, che noi consigliamo ad alcune classi di pazienti. Infine, e questa è la mia conclusione: ovviamente, l'obiettivo primario di tutte le nostre proposte mediche interventistiche è quello di prevenire l'evoluzione e la cronicizzazione della fibrillazione atriale, ma soprattutto garantire una buona qualità di vita. E ovviamente, come vedete nel nostro caso, questo paziente che ha appena rubato il, il boccone a un leopardo molto veloce. Esattamente noi così vorremmo che tutti i nostri pazienti diventassero, dopo questa serie di interventi e con questo vi ringrazio per l'attenzione e speriamo poi di ritrovarci al più presto di persona. Buonasera anche da parte mia a tutti gli ascoltatrici, agli ascoltatori che ci segue online. Ringrazio anche la Fondazione Svizzera di Cardiologia per la importante occasione e per l'invito. È un'occasione per condividere un argomento molto importante. Vi parlerò della fibrillazione atriale, un pericolo per il cervello e vi mostrerò anche non soltanto il fatto che questo sia un pericolo, ma anche quali sono le nostre strategie e le capacità che abbiamo per risolvere questo problema. Abbiamo visto questa bella immagine del cuore e il cervello mano nella mano, sono degli importanti amici: il cuore e il cervello. Il cervello necessita del cuore per ricevere il nutrimento e il cuore senza cervello avrebbe delle grandi difficoltà. Ma c'è una condizione in cui questa amicizia diventa pericolosa. Qual è questa condizione? È la fibrillazione atriale, perché? Perché la fibrillazione atriale può causare lictus cerebrale. Che cos'è l'ictus cerebrale, come lo dice la parola, è un colpo, è qualcosa che arriva tutto d'un tratto a ciel sereno. Il, I soggetti hanno perciò un attacco acuto e hanno un disturbo neurologico che chiamiamo focale, cioè c'è una disfunzione di una zona del cervello. È più frequentemente causato da un problema circolatorio, cioè un coagulo, un agglomerato di sangue che chiude un'arteria del cervello e ne toglie il nutrimento. Chiamiamo stroke, è il termine inglese che viene comunque molto riconosciuto adesso a livello anche della lingua italiana nella nostra comunità, riferendoci soprattutto all'ictus ischemico o all'infarto cerebrale. Come vedete nell'immagine, la zona del cervello è toccata, l'arteria è chiusa e ne soffre. Possiamo fare differenza, questo ad esempio anche con le neuroimmagini, con l'emorragia cerebrale, che è un altro tipo di ictus che non affrontiamo stasera, ma lì è un problema più strutturale dove c'è la rottura di un vaso del cervello e c'è la fuoriuscita del sangue all'interno del cervello. Perché la fibrillazione atriale causa di ictus? La fibrillazione atriale, come ha spiegato in modo molto esaustivo il professor Auricchio, fa sì che il cuore non si contrae in modo più regolare, questo non contrarsi in modo regolare fa sì che si creano potenzialmente degli agglomerati di sangue, dei trombi, che a loro volta possono attraverso la circolazione andare, e prendono il nome di embolo, al cervello. Questo è l'ictus che noi chiamiamo cardioembolico, cioè l'ictus che è stato causato da un embolo che è partito dal cuore e sono la gran parte degli ictus severi che noi vediamo. In questo caso vedete con la freccia rossa la chiusura di un'arteria del cervello e vedete tutta la zona cerebrale che in quel momento è in difficoltà e sta soffrendo. Non c'è soltanto il cuore come causa dell'ictus, Abbiamo ad esempio anche le malattie dei piccoli vasi intracranici, quello che si parla in gergo l'arteriosclerosi arteriosclerosi dei piccoli vasi, dovuta alla pressione alta, ad esempio, quando questa problematica è cronica, dovuta anche all'età e altri fattori di rischio. Abbiamo delle problematiche, ad esempio, dei vasi che portano sangue al cervello, come le arterie carotidi, anche la aorta, che è una grossa arteria, può essere causa di ictus, ma il cuore rimane una delle cause più importanti. A livello delle cause del cuore la fibrillazione atriale rappresenta la causa più frequente, perciò è sicuramente la causa numero uno che è il target delle nostre terapie. Quando i soggetti hanno un ictus non sempre troviamo subito una fibrillazione atriale, c'è quasi un quarto dei soggetti, malgrado un iniziale bilancio esteso, sospettiamo la presenza di una fibrillazione atriale ma non la troviamo subito. Questo fa sì che, e anche questo il professor Auricchio l'ha mostrato molto bene, siamo sempre più interessati a cercare in modo molto attivo nei soggetti che hanno avuto un ictus la fibrillazione atriale e questo con dei processi di monitoring prolungato. Eh? Perciò i soggetti devono portare differenti device, come è stato mostrato, per lungo tempo alla ricerca della fibrillazione atriale. Quando dobbiamo pensare a un ictus? L'ictus dobbiamo pensare quando abbiamo l'apparizione acuta di alcuni sintomi chiave, dei disturbi motori o della sensibilità, perciò, spesso è la paralisi di una parte del corpo, la faccia, il braccio o le gambe, o tutto l'emilato corporeo. Quando i soggetti hanno dei disturbi visivi, perciò, l'incapacità di vedere da un emicampo visivo oppure da un occhio. Oppure quando presentano dei disturbi della parola. Sospettiamo un ictus anche quando appaiono dei sintomi come un mal di testa acuto e inabituale o delle vertigini associate a disturbi dell'equilibrio che appaiono in modo molto rapido e acuto. Questi sintomi possono essere anche transitori, cioè vuol dire che vengono e poi scompaiono. E anche questo quello che chiamiamo l'attacco ischemico transitorio, il Tia, anche lui è da considerare un'emergenza come l'ictus. Cosa dobbiamo fare se sospettiamo un ictus? Beh, è importante il concetto che il tempo è cervello, cioè ogni minuto è prezioso e dobbiamo perciò agire tempestivamente e non perdere tempo. Il numero da fare è l'144, è il numero di emergenza, in modo che poi la filiera degli aiuti nella fase acuta, indirizzeranno il paziente al luogo idoneo per la cura dell'ictus e questi sono gli stroke center, come ad esempio il neurocentro eh, offre lo stroke center per, a livello dell'ente ospedaliero per tutta la popolazione ticinese nella fase acuta. Lo stroke center è un centro in cui c'è soprattutto un grande lavoro di team, in cui il paziente con ictus è al centro e in cui si dedicano le cure sia dalle prime ore, sia a livello della diagnostica, la ricerca delle cause dell'ictus, sia anche nella riabilitazione nella fase precoce. Abbiamo delle terapie, questa è una buona notizia per l'ictus ischemico, ormai da alcuni anni abbiamo delle terapie in cui possiamo con dei cateteri nei soggetti selezionati fare quello che si chiama la terapia endovascolare, cioè salire appunto con un catetere e riuscire a togliere il coagulo che crea il problema. Queste terapie hanno una grande riuscita non solo dal punto di vista tecnico, perciò la capacità di riaprire e ripristinare la perfusione cerebrale, ma anche aumentano in modo molto importante le chance di avere una buona evoluzione clinica e perciò di limitare il danno cerebrale. Prevenire è meglio che curare, questo sicuramente è una parte importante, perciò la domanda come possiamo prevenire l'ictus, la risposta è con il controllo dei fattori di rischio. E l'ipertensione arteriosa, la pressione alta è sicuramente il killer numero uno ed è il fattore di rischio con un impatto più importante. Abbiamo anche delle carte terapeutiche molto importanti che sono l'anticoagulazione, come già anticipato dal professor Auricchio. L'anticoagulazione orale, perciò il prendere delle pastiglie che sciolgono il sangue, ha un'efficacità molto grande per prevenire la creazione dei trombi. Con una riduzione superiore al 60-70% del rischio di ictus. Perciò non dobbiamo solo aver paura della fibrillazione atriale, ma sappiamo che è un nemico da riconoscere perché abbiamo anche delle terapie da offrire, come ad esempio l'anticoagulazione la, la, orale. Nella terapia anticoagulante abbiamo gli anticoagulanti tradizionali, che come vedete nella foto sono un po' antichi, non sono mai indicati, sono indicati in certe popolazioni particolari, ma oggigiorno questo equilibrio tra il rischio di emorragia se io sciolgo troppo il sangue e il rischio di ictus se il livello è troppo basso di anticoagulante è parificato o migliorato con i nuovi anticoagulanti che ormai sono dal mercato, sul mercato da numerosi anni, che sono gli anticoagulanti orali diretti. Sono più stabili nel sangue, sono più facili da usare e hanno una ottima protezione riguardo al lictus, con una sicurezza, anche questa, buona. La prevenzione è rappresentata anche dagli stili di vita, perciò, sicuramente questo lo sappiamo già, dobbiamo seguire anche un certo profilo di vita, perciò non fumiamo, ridurre al, al minimo il sale, questo è un messaggio importante. Un po' di vino. Questo è forse anche un po' messo in, di in discussione negli ultimi tempi sul beneficio del famoso bicchiere di vino al giorno che comunque fa parte anche in un concetto di dieta mediterranea, perciò una dieta mediterranea che abbonda in quello che sono verdure e frutta e fibre e illimitata invece l'attività clinica e le manovre anche di gestione dello stress come ad esempio la yoga o altre attività. In conclusione l'ictus è importante che riconosciamo i sintomi, Abbiamo delle terapie efficaci se sono somministrate rapidamente se non perdiamo tempo in modo da limitare al massimo i danni. La fibrillazione atriale è un rischio per l'ictus. Abbiamo d'altro canto però delle carte terapeutiche come l'anticoagulazione che è la miglior prevenzione nei pazienti con fibrillazione atriale. Io vi ringrazio per l'attenzione e siamo eh, adesso a disposizione per rispondere alle domande del pubblico. Buona serata a tutti. Grazie mille al professor Auricchio, al professor Carlo Cereda per le loro brillantissime presentazioni a proposito appunto della relazione tra fibrillazione atriale e il rischio di ictus ischemico a livello cerebrale. Nel frattempo abbiamo ricevuto diverse domande che spaziano un po' vari campi, vediamone alcune, ad esempio ecco sempre un po' rifacendosi alla terapia della, de, de, della fibrillazione atriale farmacologica. Ovviamente suscita molto interesse quella sulla ablazione attraverso l'intervento che hai descritto prima e c'è una, non so se una spettatrice appunto, oppure uno spettatore, un paziente o una paziente che ci dice che con la fibrillazione atriale ormai continua, quindi cronica, si ritrova probabilmente con questi atri dilatati e ci chiede se a questo punto l'intervento è ancora consigliato. Ovviamente non abbiamo l'età, di questo paziente però possiamo immaginare che possa avere un'età un compresa tra i 70 e 75 anni? Beh, è un'ottima domanda, devo dire la verità. E quello che fa stato è, sono sostanzialmente due cose. Um, la prima è il fatto che uh, se, se il paziente o la paziente ha dei sintomi, cioè se una pers persona è eh, limitata nella propria eh, quotidianità, ha una qualità di vita veramente ridotta, allora, e ovviamente con i farmaci non riesce a controllare questo problema, eh, entra in gioco l'alternativa. L'alternativa eh, potrebbe essere in realtà l'ablazione, ma non è l'ablazione dell'isolamento dell delle vene polmonari, come facevo vedere prima. Questo per un motivo che eh, di fatto. E lo stadio di malattia nella quale si trova la persona è già molto avanzato, cioè già siamo passati in quel punto di non ritorno ed è perché siamo entrati in una fase di cronicità completa. Questo è importante e anche perché ovviamente avendo gli atri, quindi in realtà il cuore particolarmente dilatato. Noi sappiamo che ogni volta che noi andiamo a intervenire in una struttura già molto rimaneggiata, quindi dove i famosi mattoncini della Lego che facevo vedere prima sono diventati più neri che bianchi o che verdi, e allora in questo caso nuovo, la probabilità di riportare indietro la malattia è veramente bassa. Quindi in questo caso eh, purtroppo, purtroppo bisogna dire che se il paziente o la paziente rimane ripeto, particolarmente sintomatica, l'unica alternativa che noi abbiamo è quello di fare una bruciatura, quello che noi chiamiamo un'ablazione a livello del nodo in particolare, che è una struttura molto molto particolare del cuore e che è sostanzialmente il collegamento tra gli atri e i ventricoli che sono la parte più, quella che pompano di fatto il sangue, il taglio completo, il blocco completo fa sì che il cuore diventa improvvisamente molto regolare, quindi questa sensazione di palpitazioni, difficoltà anche dell'affanno, si riduce nettamente. Lo scotto che si può, deve pagare, perché ovviamente il cuore in questo momento non è più così performante, non è più capace di seguire l'attività fisica, allora bisogna impiantare un, un pacemaker. Quindi questa è una, una buona, ottima alternativa quando siamo davanti a una fibrillazione atriale cronica, quindi dove non si può ovviamente più tornare indietro e i pazienti sono veramente molto sintomatici grazie per la risposta prendo spunto da una, diciamo così, da una consultazione clinica avvenuta recentemente dove si discute dell'opportunità di seguire una ablazione per una fibrillazione atriale e poi mi dice ma poi dottore posso smettere tutti i farmaci che sto prendendo A cosa possiamo rispondere? Allora, per la sospensione dei farmaci ehm, di nuovo dipende molto dallo stadio di malattia, cioè se siamo in una fase molto precoce di malattia, se siamo in quella fase, di eh, di quella fase parossistica sostanzialmente, dove è verosimile che la bruciatura, soprattutto quando in realtà viene fatta, abbiamo visto in realtà nel nostro paziente nel video di prima, eh, fatta una volta, o due volte, effettivamente noi riusciamo in quel caso a controllare il sintomo, a controllare il ritmo e ovviamente in questo caso i farmaci antiritmici cioè quelli che permettono o quelli che aiutano a mantenere la regolarità del cuore in questo caso si possono effettivamente sospendere diverso è la questione degli anticubulanti e qui chiederei anche l'aiuto del, del professor Sereda perché effettivamente ci sono delle classi di pazienti che hanno dei fattori di rischio relativamente modesti per avere un evento embolico cerebrale in questo caso, dopo l'ablazione, quando c'è sicuramente la dimostrazione che il paziente mantiene il proprio ritmo normale, quindi anche attraverso l'utilizzo per esempio dei famosi Apple Watch per esempio, o dispositivi eh, indossabili o anche attraverso per esempio l'elettronica le iniettabile, quindi in realtà con questi monitoraggi remoti, quando noi abbiamo la certezza, la sicurezza che i pazienti non hanno più la fibrillazione atriale e che il loro profilo di rischio è basso, in questo caso, effettivamente, anche l'anticoagulante orale è pensabile di poter essere sospeso. Ma ripeto, credo, chiedo aiuto al professor Cereda, che è sicuramente è molto più. Eh... Infatti, approfittiamo appunto dell'argomento dell'anticoagulazione, cercando di rispondere anche a diverse domande che ci sono arrivate, tra cui cominciamo diciamo un po' dalla base. Il paziente chiede: Ho una fibrillazione atriale, però il mio rischio, un po' come è stato dimostrato con questo score che ha un nome un po' particolare, è molto basso, all'incirca tra 1 e 2. La domanda è, devo essere anticoagulato? E per andare anche un po' oltre, magari faccio una serie di domande, hai fatto vedere anche il fatto che ci sono nuovi anticoagulanti e vecchi anticoagulanti. Una paziente dice, sono anticoagulata con questi che si chiamano gli inibitori della vitamina K, il mio librettino del QIC è sempre costante. Da, è indicato che io passi ai nuovi anticoagulanti ecco due domande, magari in una Grazie. per. No, no, eh, sì, penso che sia il tema importante è quello dell'individualizzazione delle terapie. Perciò è che, è chiaramente ogni paziente dobbiamo cercare di trovare per lui il cocktail ideale dei medicamenti, perciò individualizzare eh, secondo il profilo di rischio eh, nello specifico. Eh, della domanda, se un paziente è stabile e va molto bene con gli anticoagulanti di vecchia generazione, anche in questo caso, può essere ragionevole assolutamente anche la scelta di andare avanti. Penso che sia importante condividere con il paziente le scelte terapeutiche, di sapere che ci sono anche delle alternative. Che sono delle alternative altrettanto efficaci, con un buono controllo anche del livello dell'anticoagulazione, ma ripeto anche questi medicamenti possono avere delle controindicazioni, a, ad esempio, se la funzionalità renale non è buona, se ho dei problemi al fegato. Perciò è proprio questo elemento di discussione anche col paziente in modo di individualizzare qual è la terapia ideale. Questo penso sia un, un elemento, un tema importante. Ecco. No, se posso proprio a proposito, diciamo cambiare, non cambiare, continuare, eh, c'è cioè il vecchio detto lasciare la strada vecchia per quella nuova, non è sempre molto saggio, però bisogna anche dire una cosa, secondo me c'è un, un elemento importante, come diceva il professor Cerini, è importante effettivamente l'individuazione, cioè la, la valutazione e soprattutto la discussione col paziente. Il vantaggio di nuovi antivirali a parte ovviamente la maneggevolezza, perché di fatto sono farmaci che permettono di mantenere un livello diciamo, di protezione veramente costante durante la giornata, ma soprattutto indipendentemente dall'assunzione per esempio di alcune, eh, di alcune eh, farmaci o, di, o di, di diciamo soprattutto alimentari, abitudini alimentari, eh, e sopra perché il livello in realtà del, de 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 dei vecchi anticoagulanti. Cambia molto a seconda se si beve un po' più di vino, se si prendono un po' più di verdure, se si assumono. In esattamente, con la esattamente. Verde. quindi questo, questo è veramente un elemento molto importante perché. E poi c'è ovviamente la noia, tra virgolette, perché per chi è abituato ad essere diciamo, punto con regolarità o a pungersi, perché ormai ci sarà anche la possibilità di pungersi, cioè di fare automaticamente il famoso T-Quick, cioè la valutazione di livello plasmatico, effettivamente diciamo, ci si sgancia un po' dalla noia di dover essere continuativamente di essere ossessionati dal, dal controllo del, del livello plasmatico. Però giustamente ci sono situazioni cliniche importanti, quali appunto soprattutto la sofferenza renale, che effettivamente eh, rende un pochino meno forse eh, facilmente gestibile ecco, quella dei de nuovi anticoagulanti orali. E a tal proposito mi permetto, ne approfitto qui della, 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 della presenza di Cereda, per qualsiasi età, cioè l'età è importante o si può dare ai 20 anni così come ai 90 anni oppure come facciamo le cose per gli anticoagulanti orali cioè, per i nuovi anticoagulanti orali sì adesso noi li chiamiamo poi nuovi poi alla fine sono nel no, no. commercio sono ormai, ormai da, tanti ormai da, da qualche sono sicuramente dei medicamenti che hanno dal punto di vista neurologico anche perché poi noi neuro, neurologi vediamo i soggetti o che hanno avuto l'ictus o che hanno avuto l'emorragia cerebrale sappiamo che hanno anche l'incidenza di emorragia cerebrale molto minore rispetto agli anticoagulanti eh, tradizionali, perciò c'è questo profilo di sicurezza che è un dato sicuramente importante. L'età anche questa non è un limite, perciò penso che al giorno d'oggi eh, l'età eh, diventa sempre meno un limite l'età da sola, c'è più l'aspetto poi associato a altre problematiche dell'età, però l'età da sola non è un, un motivo per scegliere un un anticoagulante più anziano, ecco, questo penso che sia il messaggio, e anche noi diciamo sicuramente la prima scelta dell'anticoagulazione nella fibrillazione atriale nei soggetti che hanno avuto un ictus sono gli anticoagulanti diretti. Rimane aperta anche l'opzione delle, delle terapie tradizionali in pazienti selezionati. Grazie per le vostre risposte. Abbiamo anche pazienti sportivi. Ho la fibrillazione atriale da 22 anni e ho 62 anni e sono sportivo. 10.000 km all'anno in bicicletta, quindi vuol dire che insomma. Va abbastanza e usa un antiaritmico che viene stato tolto dal commercio e qui mi riaggancio anche ad un'altra domanda di un altro paziente che mi fa in qualche modo mantenere il mio ritmo regolare senza più avere l'aritmia. La, Ovviamente adesso si pone la domanda cosa faccio visto che in Svizzera questo antiaritmico probabilmente non verrà più venduto. È una domanda che sì. negli ultimi giorni sta diventando molto più... Frequente, Frequente. È, un, è un problema effettivamente perché ovviamente eh, purtroppo molti, molti farmaci che erano sicuramente hanno, una, hanno un loro profilo di sicurezza e una loro efficacia. Eh, purtroppo per motivi diversi, ma soprattutto commerciali, banalmente commerciali, eh, non vengono più prodotti perché ovviamente il margine di guadagno che le aziende o l'azienda eh, fa sul, sul farmaco non è più tale. Da permettere ovviamente il mantenimento della catena di produzione. Questo effettivamente è, in alcuni casi ritorna ad essere un problema, ma non è un problema solo svizzero, è un problema a livello europeo, a livello mondiale in generale. E non c'è soluzione, perché ovviamente non abbiamo noi la possibilità di produrci in casa o dalla farmacia sotto casa può produrre eh, quello che il farmacista una volta faceva, le famose cartine, o, o, o produceva il farmaco eh, nel retrobottega. Quindi eh, non c'è soluzione. L'unica soluzione che oggi noi cerchiamo ovviamente è quella di cercare analoghi, simili, eh, classi di farmaci che si avvicinano molto a quelli che ovviamente sono usciti di commercio, che non sono più ovviamente facilmente reperibili eh, e che hanno in genere altrettanto efficacia o sono altrettanto buoni. Come quelli ovviamente che si usano, si sono usati fino adesso. Quindi, questo sicuramente è un, ripeto, non è l'ideale perché, ovviamente, è un po' come uno si è un po' abituato, anche conosce un po' gli effetti collaterali, però purtroppo è così, cioè non possiamo andare contro quello che è il mercato, o quelle che sono le logiche di mercato. Grazie per la risposta. Tornando sempre un po' alla terapia ablativa, perché è quello che suscita molto interesse, dice che ci fa anche i complimenti per la conferenza che stiamo tenendo e che recentemente è stata sottoposta ad un'ablazione per una fibrillazione atriale. Tuttavia dice che da poche settimane che è avvenuto questo intervento sente ancora il suo ritmo un po' irregolare, quindi probabilmente è tornata all'aritmia. Ecco, come possiamo tranquillizzare questa paziente visto che è appena avvenuta l'ablazione quindi probabilmente c'è un periodo di attesa? Allora, di, che, di con successo la, la allora per tranquillizzare la signora che non è sola, o il paziente, <ride> o diciamo, paziente so. il, la, eh, questo capita in circa il 20-25% dei nostri pazienti. Cioè noi vediamo che dopo il periodo di ablazione c'è un periodo di rimaneggiamento completo eh, di tutta quella che è diciamo, proprio la struttura biologica, se uno vuole anatomica della, della lesione. E l'evento è un evento che in genere eh, può comparire, compare, ma è un, è un evento che poi gradualmente, gradualmente nel tempo, scompare. C'è proprio questa fase di riassestamento globale dell'evento. Dell Alcune volte, purtroppo, invece il problema non si risolve. Infatti, abbiamo visto che nel filmato il paziente dice: Ho, ho dovuto fare in realtà due ablazioni, un secondo tentativo. Questo perché. Uh, alcune volte, ripeto, nella fase ripeto, fino ai tre mesi è è, lo consideriamo assolutamente normale, ancora, rientra ancora nella parte del trattamento. Tant'è vero che noi prescriviamo sempre dei farmaci antiritmici, uh, tali che permettono proprio di controllare, di ridurre un po' i sintomi. Quando però il problema permane do, anche dopo i tre mesi, allora in questo caso appunto si può riproporre... Una, un, evento, un evento di, di isolamento di vene polmonari e in genere il successo procedurale è molto più alto rispetto a quello che noi avevamo avuto prima. Eh, quindi il, il, arrivando a certe volte, ripeto, fino a quasi al 90-100%. Però ripeto, è un, è un problema che noi conosciamo molto bene e l'unica cosa è quello in genere di tenere, quello che un po' consigliamo, oltre ai farmaci antiritmici di continuare a prendere, L'altra cosa che fa molto bene in genere è aumentare il livello, quello che noi chiamiamo il livello plasmatico del potassio, cioè che è uno che è una, che è un, un ione che stabilizza, se uno vuole la membrana del cuore e quindi in realtà mangiando in realtà frutta fresca banane la cioccolata esatto. quindi, eh, cioè, esattamente quindi possiamo quindi, dare anche buone notizie esattamente, che poi la cioccolata fa anche bene a volte per l'umore, anche per il cuore quindi un po' questo, l'idea è proprio quello diciamo di aumentare il livello, il livello di, questo, di questo ione nel sangue perché per questo stabilizza il cuore, tant'è vero che Soprattutto se uno fa un'attività sportiva o dopo un'attività sportiva intensa, dove si perde molto, se cioè si suda molto, anche, sia attraverso il sudore, ma poi soprattutto anche attraverso i reni, bisogna immediatamente compensare, quindi supplementare eh, la perdita dietetica. Ovviamente questo stabilizza o destabilizza meglio ancora eh, il cuore. Grazie mille. Hai fatto vedere molto bene come la terapia anticoagulante nei pazienti con fibrillazione atriale riduca il rischio di ictus eh, di una percentuale molto elevata. Quindi, Riprendendo la domanda di un paziente, eh, chi è anticoagulato con la fibrillazione arteriale in qualche modo si sente più al sicuro rispetto a questa complicanza. Ovviamente il paziente ci chiede, mi hanno detto di togliere l'anticoagulante perché deve essere sottoposto ad una procedura, come potrebbe essere quella della gastroscopia. Mi chiede qual è il rischio che togliendo questo farmaco io vada incontro ad un, ad un evento come potrebbe essere l'ictus. Magari anche qui possiamo tranquillizzare delle raccomandazioni. Certo, questa è una domanda uh, molto importante anche un tema ricorrente. Allora, Da una parte è sempre l'equilibrio che abbiamo tra il motivo dell'intervento e la nostra motivazione a continuare l'anticoagulazione, perciò noi saremmo idealmente contenti di mantenerla sempre, ma questo non è possibile perché ci sono sicuramente differenti situazioni in cui è necessario fare un intervento. Allora qui prima di tutto la domanda è è necessario questo intervento? Se la risposta è sì, bisogna trovare una strategia e qui anche questa da individualizzare al paziente in cui si limita al massimo il periodo in cui l'anticoagulante è sospeso e in questo modo il limite eh, diciamo temporale della sospensione è associato a un rischio basso. Eh, molto basso. Allora riprenderei il concetto che era molto importante di, del professore Auri, che non c'è né 0 né 100, però sicuramente si riduce permettendo l'intervento in sicurezza. È importante anche qui che il paziente sia coinvolto in questa discussione, che sappia che esiste questa possibilità e di condividerla anche con lui, quello che sono i rischi e i benefici perciò dell'intervento. Grazie mille. Domande anche un po', tu hai fatto vedere, ci sono diversi... Diverse metodiche, un po' anche super moderne, per eh, rilevare la fibrillazione atriale ed è chiaro che, come sempre, eh, c'è chi è più confidente con questa metodica. Ma se volessimo in qualche modo consigliare ad alcuni pazienti che magari possono essere soggetti ad una fibrillazione atriale di accorgersi di questa aritmia, perché spesso vediamo pazienti che arrivano e non hanno eh, nessuna consapevolezza del fatto che siano in aritmia ormai da diverso tempo, per cui. Vediamo appunto che tanti pazienti già loro a casa loro si misurano la pressione frequentemente, quindi magari ecco un consiglio molto semplice per dire il mio ritmo è regolare o irregolare. Ma diciamo che forse la, la cosa meno, meno difficile da fare è toccarsi il polso. Questa è la cosa più semplice in assoluto che secondo me qualsiasi paziente che ha. Uh, in generale, in realtà uh, ecco, uno sente un po' di palpitazione e si tocca subito il polso. Questo quindi a, a sentire che il polso abbia regolarità, va bene? Questo è veramente importante. Basta questo come semplice manovra. Poi ovviamente ci sono gli ausili terapeutici, gli studi tera con, dicevi appunto della, della, del misurare la pressione, perché effettivamente alcuni, molti di questi pazienti hanno almeno la pressione alta, si accorgono di avere un'irregolarità del ritmo proprio perché la, 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 o il cuoricino che lampeggia sulla, 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 sullo sfigo manometro oppure la luce, la, la luce che segna il battito cardiaco diventa intermittente o, 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 o sicuramente non regolare, questo effettivamente è un segno che il cuore non batte più regolarmente. Allora quando questo succede può essere semplicemente occasionale, cioè ci sono dei battiti in più o in meno che tutti quanti noi abbiamo che appartengono alla assolutamente normale fisiologia del cuore c'è cioè quello di avere il, un, un battito in più l'estrasistore o sentire il battito in meno ma più frequentemente quando si, si ha che una serie consecutiva si vede in realtà proprio questa irregolarità nella, nella, nel lampeggiare effettivamente vuol dire che c'è qualcosa che cioè io ho perso la mia, il mio regolare battito cardiaco da qui subito informare il medico curante e meglio ancora consultare uno specialista, per esempio uh, come un cardiologo come te, perché questo è veramente è il momento centrale, non solo per, dire, per fare il punto della situazione, perché avere una fibrillazione atriale può essere semplicemente la spia di molte altre malattie cardiovascolari che sono assolutamente misconosciute, a parte l'ipertensione, ma soprattutto una malattia coronarica. O addirittura malattie in realtà anche eh, molto più gravi, voglio dire. Quindi questo è veramente importante: cioè l'irregolarità del battito non deve essere presa sotto gamba, non per solo per il problema diciamo, del rischio di fibrillazione atriale, ma soprattutto perché può essere la prima spia addirittura di un problema cardiologico veramente molto serio e molto grave, pur essendo asintomatico, cioè pur non avendo, dire, il dolore al petto, pur non avendo in realtà. Altri sintomi o l'affanno o la fatica. Grazie mille, Angelo. Questa era anche la nostra ultima domanda. Ringrazio il professor Auricchio e il professor Cereda per la loro partecipazione e per le loro presentazioni chiare per i nostri eh, spettatori online. Penso che si possa concludere sicuramente con un messaggio molto positivo per i nostri pazienti. La fibrillazione atriale è vero che è molto frequente, però abbiamo a disposizione tanti specialisti, il medico curante, i cardiologi di base. E a disposizione tanti farmaci e tante procedure anche invasive per poter cercare di ridurre il rischio che questa aritmia possa arrecare poi anche al nostro cervello. Ringrazio anche il nostro partner M per le apparecchiature tecniche che ci ha fornito per, diciamo, per la nostra eh, serata. E grazie ovviamente a voi per il vostro interesse, non dimenticate di compilare il questionario, molto utile e auguro a tutti voi ancora una buona serata e rimanete ma rimaniamo anche noi in salute. Buonasera a tutti.